Amici e amiche, bentornati. Ci troviamo di nuovo qui su Pro Cycling Manager 2023, sempre con il nostro Franz Kaiser. Ultima gara della seconda stagione, ultima gara con la San qualcosa, il nome della nostra squadra l'ho completamente dimenticato, San Michel Mavicoubert 93. Nello scorso episodio abbiamo visto come il signor Nessuno, 4 stelle, 20 anni, 175 cm per 66 kg, molto bravo, molto bravo nei tratti collinari di breve salite, con sforzo molto intenso, anche di media montagna con salito con sforzo intenso e accelerazione, oltretutto anche bravo nel pavé, nella pianura, sta per essere ingaggiato dalla AGDR, che diventerà l'anno prossimo da Continental Pro a World Tour. Noi quindi facciamo un doppio salto carpiato, molto bene, e entro la fine di quest'anno, se tutto va secondo i piani, 6-12 potrebbe darsi anche no, però probabilmente per febbraio sicuramente sì, avremo il livello 14. Il livello 14 che ci dà la possibilità di fare un aumento di potenziale. Ora, il problema dell'allenamento, degli aumenti di potenziale, è che non ho idea se rimane congelato fino all'inizio della stagione prossima, perché oltre non mi va. Arriva solo qui, la stagione qua poi è finita, non ho idea se va oltre, ho molta paura. Quindi noi non perdiamo altro tempo, continua, c'è la Paris Tour Elite. Quindi è un obiettivo top 10, quindi noi lo prendiamo assolutamente non sotto gamba, siamo i migliori insieme a UB. Ci sono delle sezioni di pavé importanti, non ai livelli della Paris-Roubaix, ma nella parte finale, sì, qua vedete. Non siamo tra i favoriti perché, ragazzi, come da titolo, anche se c'è un approfondimento su di noi, adesso lo leggiamo, c'è Van Barle, Pedersen, Mathieu van der Poel, Kung, Christoph, Philipsen, Mohoric, Senechol, Turgis, Laporte e Wright, tutti specialisti del pavé. E quindi la redazione scommette su Franz Kaiser. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, effettivamente uno dei nostri obiettivi. Si è preparato per settimane, è vero, per arrivare a questo momento, e noi siamo arrivati anche abbastanza in forma. Ci mette mano sul fuoco, arriverà tra i primi 10, e se dovessimo riuscire a stampare l'ennesima top 10 della nostra stagione, perché la seconda parte di stagione è stata costellata da top 10, anche in una delle due corse precedenti per avvicinarsi a questa, abbiamo fatto una ottava posizione, da dietro soltanto a dei velocisti puri, vuol dire che qualcosa sta iniziando a migliorare. Siamo quasi al massimo 95, va benissimo come forma, andiamo avanti, abbiamo un +2 previsto. Allora io spero che il gioco non sia cattivo nei miei confronti, come spesso lo è stato, e ci dia la possibilità di giocarcela con i migliori. Ora, i migliori in assoluto, Van der Poel e compagnia cantante, Van Barle e compagnia cantante, arrivano a questa come dovrebbe essere la loro ultima o penultima corsa, ok? Quello che hanno fatto hanno già fatto, è un di più. Non credo che siano lanciati alla ricerca del risultato sfrenato, anche Mats Pedersen, non credo. Quantomeno potrebbero esserci margini per chi come noi siamo dei totali outsider, perché qui siamo contro campioni, noi siamo gli outsider, ragazzi. Quindi F6, un bel +2, ci chiedono di fare gregari, noi ovviamente rifiutiamo. L'ultima gara con la nostra ormai ex squadra non faremo i gregari, signori miei, anzi la fuga non andrà in porto perché è una corsa molto lunga, 210 km. Chi è il nostro capitano? Gachignard? Che è andato in fuga? No, ci sono tre passisti che dovrebbero andare in fuga. Gachignard lo ha già fatto. Ok, ma intanto non sarebbe stata nostra intenzione fare niente di tutto questo. Non andremo a tirare, cercheremo di conservare più energie possibili e stare con i migliori. Ora, ci sono anche dei muri che precedono i tratti in pavé. Quindi, eh sì,
Molto, sì, molto alla lontana, come potrebbe essere un Fiandre. Bene, perché comunque un obiettivo a lungo termine, la Liegi, il Fiandre, la Roubaix sono degli obiettivi a lungo termine. Come, perché no, una Milano-Sanremo? Perché no? L'unica monumento che vedo lontana. E non la vedo possibile, credo, neanche a fine carriera, neanche quando avevo maxato tutto, è in Lombardia. Sarebbe incredibile riuscire a vincere tutte e cinque le monumento. Come con Pipino abbiamo vinto nello stesso anno tutti e tre i grandi giri, sia in momenti diversi, in anni diversi, che nello stesso anno, sarebbe interessante farlo con i Kaiser vincere nello stesso anno, prima in anni diversi e poi nello stesso anno tutti i monumenti, ma in Lombardia credo sia complicato. Comunque sia, mi sono spostato in avanti perché stavamo per finire in fondo, e la cosa sapete che non mi piace mai. Dobbiamo metterci con i migliori, Kuhn, Van der Poel, sono tutti qua davanti, Laporte, sono tutti là, quindi noi ci mettiamo poco dietro, non è un problema, siamo nella pancia del gruppo che risparmiamo quante più energie possibili. Peccato perché il più 2 ci dà solo più 5 resistenza, quindi andiamo a 74, che non è male assolutamente. In pavé andiamo a 75, che non è male anche lì, come in pianura. Sprint 66, 68 è troppo poco. Se arriviamo in uno sprint ristretto, ragazzi, cosa molto probabile. La vedo difficile, ma non impossibile per una top 10. Dipende come sprechiamo le nostre energie adesso. Ora, il vantaggio della fuga, vedete che è già ridotto. Sono in 11, ma è già ridotto a 3 minuti e 41. Era 5 minuti poco fa. Siamo circa adesso a metà corsa. Vediamo come si comporta il nostro Kaiser. Mi è venuto, allora, riflettendo sul dubbio che vi ho esposto prima, io ho paura che l'avanzamento di livello avvenga entro la fine di quest'anno, anche se non credo, dovrebbe avvenire a gennaio, ma poco cambia perché dovrebbe essere il momento in cui noi non allenandoci le percentuali si abbassano, ma non è che non posso allenarmi io, mi è impedito di mettere degli allenamenti durante quel periodo lì. Quindi non è che lo faccio perché me lo dimentico, non lo faccio perché il gioco non me lo permette, che è ben diverso. Quindi bisogna tenere l'occhio, vediamo se questa corsa non dura troppo, lo vedremo insieme. Ecco qui che il gruppo si è già spezzato e noi ci trovavamo proprio alle pendici del gruppo principale, del gruppo dei migliori, quelli più avanti. Occhio perché, come vi ho spiegato nello scorso episodio, nell'altra corsa dedicata alla corsa molto più su pavé, stare davanti in strade strette e con muri del genere è fondamentale. Ora riduco un attimo lo sforzo perché voglio portarmi un po' più avanti. Voglio proprio portarmi nelle primissime posizioni, dove ci sono i migliori. C'è Maudas, Vermeersch, Van der Poel, vedetelo qua, campione olandese. Mats Pedersen, sono tutti qua. Ora ci mettiamo 95, così da poter rispondere a tutti i vari attacchi. Non ho visto quant'era il pavé, quindi vabbè, fa niente. 2 stelle, non è troppo impossibile, è molto corto tra l'altro questo. Gli strappi sono da collina, quindi vanno a matchare perfettamente il nostro 79 in collina in questo momento col più 2. Questi sono i primi problemi, le prime cadute. Noi siamo nel gruppo dei migliori, vedete che sfruttiamo anche la barra rossa perché dobbiamo stare dietro ai migliori. Se questi se ne vanno, prendiamo il treno, ragazzi, ve lo dico adesso, è finita. Non rientriamo più. Parte Tanik, ma è troppo presto ancora. Mats Pedersen è qui. Noi dobbiamo curare Pedersen, Stuyven e un certo olandese che ora non trovo. Dov'è? Dov'è? Eccolo qua. Ci mettiamo dietro. Ci posizioniamo vicino a Van der Poel, ma anche a Stuyven non va malissimo. Ci mettiamo lì perché è lui quello che dobbiamo marcare, lui il favorito assoluto. E vabbè, ça va sans dire, bisogna seguire lui. Van Baarle anche, assolutamente. Stuyven altri che fanno delle classiche del nord il loro pane quotidiano.
Sono tutti i pavé da 2 stelle, molto meno impegnativi rispetto a quelli che abbiamo affrontato nello scorso episodio. Qua però la Croix de la Rochère c'è uno strappo importante qui. Noi rispondiamo presentissimi. Stanno scattando davanti, vedete che il nostro Franz è costretto a alzarsi sui pedali per non perdere il ritmo. Qua la Solidarité, tratto di pavé di 3 stelle. Ocio, Gachignard lo abbiamo ripreso, ma ormai Gachignard è andato, giustamente, perché in fuga. Attenzione, Van der Poel è partito Van der Poel, non possiamo stare lì a guardare noi, attenzione, attenzione, me l'ero perso, Messie Mathieu a 20 km dall'arrivo pensa che sia il momento giusto per attaccare con Van Barle e con Pedersen, quei tre si giocano la vittoria, quei tre si giocano la vittoria, attenzione, 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 vediamo se il gruppo riesce a tornare sotto. Oppure dobbiamo giocarci un'altra posizione che non sarà la vittoria, ma era difficile poter vincere contro questi tre. Me li sono persi, mannaggia, mannaggia. Anche Goldstein ormai è andato. Non vorrei provare un attacco velleitario qui, però sono partiti anche quelli. Io li devo seguire, ragazzi. Maudas ha provato a partire. Siamo lì, Van der Poel riprova, eh. Van der Poel riprova, anche Stefan Kung, allora provo anch'io. Mi seguono Matej Moric, vediamo dove riusciamo a portare tutti. Occhio perché qua diventa poi complicatino gestire le forze, perché se questi iniziano a far così, ai ai ai, ai ai ai, noi siamo un po' in difficoltà, dobbiamo rintuzzare un secondo a 12 km dall'arrivo. Provano tutti a fare degli scatti, abbiamo la barra rossa molto utilizzata. Occhio perché adesso andiamo un po', secondo me, in deficit. Recuperati, sono stati recuperati, quindi possiamo evitare di andare a cannone perché a 10 km dall'arrivo la fuga di quei tre, pericolosissima, è stata recuperata. Forze sprecate, a mio avviso. Però ripartono. Io mi metto dietro Van Barle perché Van Barle è partito insieme a Pedersen. Stefan Kung non è ripartito, è partito solo Van Barle. Io mi metto dietro Van der Poel, ragazzi. Non so voi, rischio di non farcela però, eh. Rischio di non farcela. Van der Poel sta aspettando saggiamente, perché tutti questi attacchi sono stati rintuzzati di Van Barle, di Moric. Adesso sceglie il treno Turgis, noi seguiamo Van der Poel. Provano con l'attacco Kung, Van der Poel non lo segue. Tra poco a 4 km prendiamo Gelino perché anche prima 4-2 perché un po' mi sto preoccupando. Un po' mi sto preoccupando. Però la barra rossa sta crescendo lentamente. Molto molto bene. Occhio perché stiamo gestendo molto bene questa corsa. Sono molto contento. Io voglio tenere il treno di Messie Mathieu. Però potrei anticiparlo, dovrei anticiparlo. Come ha fatto Mikkels. Però non ce la fa secondo me Mikkels. Noi siamo ancora attaccati a Van der Poel, sì, è qui, è partito in scatto, proviamo ad andare anche noi in scatto, vediamo cosa riusciamo a fare, però siamo con le forze contate. Alla fine vince Mikkels davanti a Jonathan Milan e Christoph. Attenzione, ma peccato, non è top 10 ma 14esimi, dietro tutti i migliori, davanti a Turgis e a Miriam Girmay. Però l'attacco di Madis Mikkels è stato quello vittorioso. L'avevo capito, l'avevo visto lungo. Se avessi avuto un po' più di barra rossa, avrei provato l'attacco in anticipo. Però non ne avrei più avuto perché sono partito con Van der Poel. Chiaramente non sapevo di non riuscire a tenere il suo scatto, il suo sprint. Però siamo arrivati al pelo, 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 pelo della barra rossa. Qui già, eravamo già andati in deficit qualche metro prima. Se fossimo partiti ancora prima non saremmo neanche arrivati forse 14esimi, secondo me. Forse Madis Mikkels ne aveva un po' di più. Adesso andiamo a vedere se vediamo le statistiche dell'Estone, che non ho mai sentito sinceramente. Però un 4 stelle e mezzo, quindi... Beh, ha battuto un 5 stelle e mezzo, Jonathan Milan. Che si è comportato bene sul pavé, Christoph aveva battuto anche Van der Poel, ragazzi. Che è arrivato soltanto nono, eh. Noi 14esimi non è un brutto risultato. Chiaramente qua ci danno 0 punti perché ci avevano chiesto di tirare. Bah.
Non sono così insoddisfatto. Ora, stiamo insieme ancora qualche minutino perché voglio verificare cosa succede al passaggio di questo periodo, che è il periodo della settimana, diciamo, di massimo sforzo, dove abbiamo puntato sulla Paris Tour. Però, ragazzi, essere costantemente in top 20 adesso con quei nomi, siamo all'anno 2. Noi questa carriera l'abbiamo, diciamo, abbiamo fatto quello che si chiama in inglese un long shot, una scommessa a lungo termine. Noi non puntiamo a vincere qualcosa al secondo, terzo anno, al quarto e poi chiudere. Noi puntiamo ad arrivare a maxare il nostro personaggio e provare più volte a vincere le classiche, perché se per quanto riguarda Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta, con un determinato è più semplice creare il ciclista adatto. E se si trova la squadra giusta, si entra in un loop di vittorie, che non dico che sono semplici, ma che con i potenziali che uno ha a disposizione diventa quasi normale, ok? E le classiche no, perché le classiche sono le anche perché è come un campionato e una coppa. Ok, nel paragone calcistico, il campionato è a disposizione 39 gare, te ne possono andare bene male 2, 3 o 4, non succede niente. Mentre in una gara eliminazione diretta, come sono le classiche di un giorno, compreso ovviamente il monumento, tu puoi chiamarti Van der Poel o Van Aert, ma se non hai le gambe quel giorno, che è il giorno in cui le devi avere, ciao. Ti può capitare un problema tecnico, un anno. Allora, un anno puoi non avere le gambe. Un anno ti sei fatto male prima e sei arrivato purtroppo, ecco, con la forma tagliata perché ti sei fatto male proprio prima e niente. L'anno dopo un problema tecnico. Sono già 3 anni in cui tu hai fallito un obiettivo, ma vogliamo vincere la Liegi. Falliamo tutti e 3 gli anni. E tutte e 3 le volte non per colpa nostra. Quindi, mentre ti può capitare un problema tecnico in una tappa del Giro d'Italia, se la tappa giusta non succede niente, se la tappa sbagliata puoi chiedere ai tuoi compagni di squadra di darti una mano ed eventualmente nei giorni dopo, nelle tappe dopo, spingere un po' di più o provare a fare una grande azione quando serve. Però hai tempo per recuperare, quello che volevo dire. In altri casi no. In altri casi non hai proprio modo. Allora, io blocco un attimo perché adesso mi si sono sbloccate le altre, vedete qua, le altre settimane. Voglio continuare ad allenare, non voglio far perdere il ritmo al nostro Kaiser. Vediamo cosa ci ha sbloccato come settimane. Non ce le fa vedere. Però qui dal 23 al 29 non me le fa mettere. Ah. Vedete che non me le fa mettere? Questo è un buggone, eh. Questo è un bugone. Perché non mi fa andare oltre. Ah, mamma mia. Quindi come facciamo? Questo era l'inizio. Inizio anno questo, perché è New Zealand Cycle Classics, esatto. Ha tanti problemi il sistema di allenamento, ha molti problemi. L'ho detto in live, nell'ultima live con la Liquigas, ha molti problemi perché purtroppo cambiare era giusto, assolutamente. Il sistema di allenamento che c'era prima non esisteva, semplicemente facevi il livello e dopo aver fatto il livello ti dava la possibilità di crescere ovunque, senza problemi. Si basava praticamente sull'asse di crescita e poi era finita lì. Che iniziavi, che sceglievi all'inizio anno e se non cambiavi mai, non facevi nessuna evoluzione del potenziale, ma solo la crescita diretta, non devi fare nient'altro. Ora, cambiare, ripeto, è stato giusto. Così no, però. Così è così, così. Così no,
non tornerei a quello precedente perché l'allenamento precedente erano tre iconcine, non dico randomiche perché non è vero, ma abbastanza banali, banalotte, diciamo così. Dovrebbero rivederlo ancora comunque, perfezionarlo meglio. Secondo me dovrebbero mettere dovrebbero farci allenare, fare un ibrido tra quello che c'era prima e questo. Quindi darci delle possibilità di allenamento, ma non legarlo al livello. Io slegherei tutto. Io il livello lo terrei semplicemente per un discorso, ma io lo toglierei anche direttamente. Lo toglierei direttamente perché non è che c'è un limite. Vedete, adesso io ho avuto un achievement sotto per essere passato in una squadra World Tour. Quindi noi siamo World Tour. Ecco, siamo già alla GDR, la Mondial. Vediamo. Vediamo se l'allenamento l'ha sbloccato. Vedete, non posso più entrarci. Qua sta andando oltre il grafico. Perché? Perché? Se mi perde le percentuali io mi incazzo perché non va bene. È proprio sbagliato. È proprio sbagliato. Cioè vuol dire che a fine anno cosa devo fare? Alleno le cose random? Secondo me è sbagliato. Vediamo la squadra. Guardate dove siamo. Siamo tra i più scarsi. Siamo tra i più scarsi. Siamo tra i più scarsi, ragazzi. Porca miseria. Porca miseria. Beh, era l'unico... Cioè, fisicamente l'unica scelta... normale, perché comunque facciamo l'ingresso in World Tour, ma ne abbiamo parlato nello scorso episodio. Vediamo. Mi si sbloccano sotto, vedete sotto qua alla mia, al centro dello schermo, settimana dal 13-11 al 19-11, perché adesso sta simulando molto velocemente l'inizio della prossima stagione e non ci danno... C'è pallino vuoto perché siamo a riposo, quindi vuol dire che inizieremo l'anno probabilmente con Pavea 20% e Collina 50%, che restano così fisse perché Collina è l'asse principale e Pavea è l'asse secondario. Non sono molto convinto di questa cosa qua. No. Non mi fa generare punti. Aspetta. Perché se adesso faccio due livelli... Attenzione, ma sbaglio o ci ha appena skippato due mesi di allenamento di valutazione? Di allenamento quello classico dei 65 punti esperienza? Ah, quindi quando arrivi a fine anno è così? Ok. Ok. Scusate, c'è stata una piccola interruzione non voluta. Andiamo a controllare una cosa. Allenamento. No, non ce lo dà ancora. Niente. Sta roba qui. Però, vedete, l'allenamento salta dal 1 gennaio. Quindi, ciò vuol dire che noi siamo già al 30 dicembre. E andiamo al 31. Ci sarà un caricamento un pelo più lungo. Questo episodio finisce il 1 di gennaio. Perché almeno così non andiamo oltre. Questo è il percorso di allenamento dell'anno scorso. È un po' buggata la modalità Cyclist. È normale, hanno introdotto un grande cambiamento. Si devono un po', secondo me, assestare su certe cose. Sta per iniziare la stagione 3 comunque. Il prossimo episodio sarà... sulla terza stagione e vedrò io cosa fare, farvi vedere subito, anche perché ça va sans dire. Oh, possiamo andare ai grandi giri, non ci interessa, ma possiamo già adesso competere in tutte le monumento. Allora, dobbiamo rispondere all'allenatore. Noi andiamo a vedere velocemente il calendario. Infatti c'è già il Tour Down Under subito, ma non lo giocherei da protagonista al Tour Down Under. L'Étoile de BCG va bene. Il Tour delle Alpi Marittime, ok.
ci hanno messo nella Parigi-Nizza e nella Volta Ciclistica Catalunya. Terrei la Parigi-Nizza, giusto per provare a fare qualcosa. La Volta Ciclistica a Catalunya non credo sia infatti vedete la Milano-Sanremo non ci ha messo dentro, però abbiamo 41 punti. Potremmo già metterci dentro la Milano-Sanremo. Vediamo se ci hanno messo dentro in qualche classica. No, nella Freccia Vallone sì, va bene. Nella Liegi no. E purtroppo è uno o l'altro. La Liegi, vabbè, che possiamo aggiungerlo più avanti, perché questo è aprile. Quindi possiamo aspettare che avanzino i punti. Man mano che aumenta, possiamo anche aumentare come abilità appena andiamo avanti di livello l'importanza nella squadra. Quindi essere un pochino più importanti. Siamo nella Torbole-Léon, molto bene. Tour de Finistère, Egmond Frankfurt da fare assolutamente. Mercantour lo eviterei. Il Giro d'Italia no, perché ho le date bloccate per un'altra gara. Ma i nostri, ma sì, non andiamo a fare il Giro d'Italia, non ha nessun senso assolutamente. Non ancora, quantomeno. I Criterium, potremmo chiedere di fare il Criterium. No, assolutamente no. La Route de Citen sì, giusto per provare a vincere qualche tappa. Il German ITT, quindi il campionato tedesco a crono, è per scalatori. Però il campionato tedesco in linea non è per scalatori, è per collinari. Quindi è un obiettivo che puntiamo assolutamente tantissimo. Il Tour de France deve essere a livello 17 da volerlo correre. Ok, ci siamo tolti questo. Ci ha messo nel Tour de Pologne, che va benissimo. Non nella Donostea, perché siamo bloccati. Stiamo facendo un giro abbastanza alla lunga. La Bremercy Classics, ok. La Classica di Bretagna va benissimo. Il Gran Primo Cycliste de Montréal. Ci hanno messo a Lombardia, cioè tra tutte le monumenta a Lombardia ci hanno messo. Perché? Perché a Lombardia ci hanno messo? Che senso ha? La Vuelta è inutile? A Lombardia. Allora, a questo punto, ragazzi, vado a mettere... Voglio assolutamente partecipare al... Anche le strade bianche, però, porca miseria. Allora, abbiamo 41 punti, ragioniamo. Le strade bianche sono 10. Poi c'è la Parigi-Nizza, va benissimo perché avremo poche corse. E... Dov'è la Milano-Sanremo? 35. Mi sarebbe piaciuto infilarci dentro anche il piccolo Fiandre o il Fiandre direttamente. La Parigi-Roubaix, ma non abbiamo i punti. Beh, possiamo aspettare, anche per il Fiandre possiamo aspettare. Ci ha messo la Lizzuglia Basque County. Sì, possiamo provare a vincere, ma ci mettono come gregari, ragazzi. Allora, confermiamo, scusatemi, non so perché tutte le volte esca. Confermiamo le strade bianche, la Milano-Sanremo. Abbiamo già finito i punti, ok. Rispondiamo all'allenatore. Ho fatto una preparazione intensa, no, una buona preparazione per essere a top della forma in primavera. Esatto così. Assolutamente. Perfetto. Allenamento, devo aspettare il 2 gennaio, quindi questo lo gestirò. Poi io, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio, è diventato come al solito un episodio di mezz'ora, va bene, e ci vediamo nella prima stagione World Tour, quindi prima stagione alla GDR, la Mondiale, quindi terza squadra in 3 anni. Il nostro Franz ora ha la possibilità di competere per tutte le monumento e almeno 2 quest'anno le farà. Chissà come andrà, sono molto curioso di vedere il nostro Franz affrontare le prime corse di un certo livello, dove ci saranno solo campionissimi.
E noi ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui e alla prossima.